siamo in compagnia di Carla Gozzi. Buonasera. Ciao, buonasera, felicissima di essere qui al Coin di San Giovanni, che ho scoperto oggi essere uno dei punti vendita delle location più storiche, quindi quelle che vengono riconosciute come essere proprio le primissime a Roma. E siamo qui perché ci sarà un evento dove illustrerai un po' quello che va di, che andrà di moda, insomma, nella prossima stagione. Sì, beh, diciamo che anche lo scopo è quello intanto di incontrare moltissimi amici, infatti già vedo che stanno cominciando ad arrivare un po' in anticipo, ma soprattutto dare tanti consigli, perché è come dico sempre io, vestire, avere un look e un'immagine non è questione di budget, ma bisogna saperlo fare, quindi anche con capi più semplici, riuscire a fare dei mix interessanti, si ottengono degli outfit molto corrispondenti alla nostra personalità, e quindi oggi è un po' un workshop, no, con le nostre clienti. Che cos'è che non deve mancare, magari c'è, cioè, un capo che tu consiglieresti a una donna, insomma, per essere, che non deve mancare nel suo guardaroba? Allora, diciamo che ci sono i famosi 5 must, che questi sono proprio, non passano mai di moda e che conosciamo tutte, però non tutti li hanno, quindi little black dress, io per esempio ne ho 42, tanto per darti un'idea, lui ride perché manica corta, manica lunga, tre quarti, un tessuto più leggero, uno più pesante, e ti dirò che riesco a usarli tutti, perché questo va meglio per questa occasione, magari cambiando un gioiello, cambiando una scarpa. L'accessorio è sempre molto importante. L'accessorio è fondamentale, infatti stasera io lavorerò molto con gli accessori, ho dei colletti da mettere sull'abito, per esempio nero, semplicissimo, con la scarpa nera diventa un cocktail, se mettiamo una scarpa a gioiello diventa una gran soirée. Ed è sempre lo stesso abitino nero, quindi sai, in questi periodi anche un po' di contingenza economica, perché no, le piccole astuzie ci aiutano. Poi l'altro capo must have è la camicia bianca, che in generale deve essere fatta un po' più a blusa, quindi in seta, un po' più morbida. Poi ancora abbiamo la gonna pencil skirt, cioè la gonna praticamente aderente, leggermente a filo ginocchio, un po' sensuale. Poi ancora abbiamo il pantalone, pantalone uomo, può essere il capri o può essere anche il pantalone più ampio, e in questo caso il cardigan, quindi un pezzo sempre che ci aiuta per rendere tutti i look più formale. Poi invece questa stagione il must have è la gonna lunga, e adesso parleremo di questo questa sera. Molto carino perché diventa un look fashion, ma diventa anche un look, perché no, proprio da sera. Quindi la gonna lunga viene sdoganata per il giorno e anche per eventi speciali. Quindi bisogna rimanere per carpire un po' di segreti. Rimanere fino alla fine, perché poi ti renderai conto che magari iniziano un po' titubanti e poi non finiscono più con le domande, perché salta fuori di tutto dall'occasione, io questo capo come lo posso abbinare, e quindi è molto divertente, come io ne ho già fatti diversi, ne avrò altri, sarò domani a Bari, al Coin di Bari, poi faremo le 5 giornate di Milano, Catania, insomma ne facciamo diversi e sono sempre molto carini, molto di scambio, mi diverto molto. Senti, guardaroba perfetto, il primo programma dove sei, diciamo, abbandonata, orfana del tuo fedele compagno Miccio. Sì. Com'è questa esperienza? Ma molto divertente, perché faccio il mio mestiere e lo faccio in un modo semplice, nel senso che aiuto le donne ad utilizzare quello che loro hanno nel guardaroba, e ti dirò che l'enorme successo che ha avuto, perché è partito nel 2012, corrisponde proprio alla necessità di ogni donna italiana, perché in realtà in tutti questi anni tutti noi abbiamo i guardaroba stipati di vestiti, però la stessa frase la diciamo tutte le mattine: non ho nulla da mettermi quando lo apriamo. E allora io do dei consigli su cosa indossare, come fare gli abbinamenti, le occasioni d'uso, il dress code, e soprattutto come tenerlo in ordine per trovare al mattino tutto. Per essere